your flags up in the sky. Sta per scoccare l'ora X, Peppe. Ancora pochi istanti e il mondiale brasiliano avrà ufficialmente inizio. Intanto godiamoci questa coloratissima cerimonia d'apertura, in puro stile carioca. Non vedo l'ora, Fabio. Chissà come saranno emozionati i giocatori che dovranno scendere in campo da qui a poco. Sei pronto ad assistere a questo incontro dei mondiali, Beppe? Prontissimo, Fabio. Siamo ancora nella fase a gironi, ma la competizione è già entrata nel vivo. Ogni partita è importante e non si possono commettere passi falsi nella strada verso la finale. Lo stadio Castellano di Fortaleza ha già avuto un assaggio del mondiale ospitando alcune gare della Confederations Cup 2013. Qui si giocheranno 4 sfide della fase a gironi, un ottavo di finale e un quarto di finale. Il match di oggi vedrà opposte Italia e Costa Rica. L'Italia si presenta a questo mondiale dopo la figuraccia rimediata in Sudafrica e devo dire che in passato difficilmente abbiamo sbagliato 2 mondiali di fila, no Beppe? Di solito è così, Fabio, speriamo che questo sia l'anno del riscatto. Italia iniziare l'incontro. Ora può ripartire l'azione. Pallone diretto a Balotelli. Campbell. Rojas. Lottano per conquistare il pallone. Chiellini. E butta via la palla senza pensarci troppo. E rubano palla sulla fascia. Grandissima occasione per lui. Parte il tiro. Ed è gol. Palla in rete. Pensiamoci questa rete da una prospettiva diversa. Bolaños. Non li lasciano giocare. Rossi. Intervento pulito. Fa sua la palla sulla fascia. Si avvicina all'area. Spazio, prova il tiro e sbaglia. Sceglie bene il tempo. Balotelli.
Il pallone era una sassata, ma il portiere l'ha intercettato senza problemi. Ottima chiusura. Che palla che è riuscito a intercettare. Hanno perso la palla. Retropassaggio al portiere. Occasionissima. Tenta! Sì! E ora devono cercare di prendere le distanze. Rossi. E potrebbe essere un'occasione pericolosa, è raro che manchi il bersaglio. Montolivo. I difensori sono saliti bene lasciandolo in fuori gioco. Rojas. Avanza, palla al piede. Ecco il tiro! Che gol! Splendida rete! Rossi. Restituisce la palla. Fischio dell'arbitro che segna un calcio di punizione. Già battuta la punizione. Palla persa. Pirlo. Tira e molla per il possesso palla. L'avversario gli ha messo pressione e non è riuscito a tenerla in campo. Sulla fascia, fa su la palla. Palla agli avversari. Campbell. Buona scelta di tempo, ruba palla sulla fascia. Pirlo. Italia si rende pericolosa. Fermata l'azione d'attacco. Il gioco riprenderà con un calcio d'angolo per l'Italia. Calcio in porta! Fuori! Niente da fare, Fabio. Palla schizza via dopo il contrasto. Bolaños. Cerca il gol. La palla è uscita, calcio d'angolo. Il portiere va in presa sicura. Fermano la manovra avversaria. Montolivo. Cerca la rete. Parata. L'Italia batterà un angolo. Libera di testa.
L'arbitro ferma il gioco. Ci saranno 3 minuti di recupero. Rossi. Ottimo interrompere la giocata degli avversari. Campbell. Pirlo. Possono ripartire. E si chiudono qui i primi 45 minuti di gioco, 2-1 il punteggio. Incredibile, chi poteva aspettarsi questo risultato alla fine del primo tempo? Si continuano a giocare con questo. Siamo pronti per l'inizio del secondo tempo. Si fa sotto e la mette fuori, fuori! Incredibile errore a porta vuota. Balotelli. Grande la sua azione. Vediamo il tiro. E ha segnato, un pareggio meritatissimo. Ha siglato una doppietta, grande giornata per questo giocatore. Difesa non incolpevole in questo caso. Bellissimo gol di Balotelli. È tutto da rifare, squadre di nuovo in parità. Prova a stoppargli palla. Intervengono con tempismo. Prova addirittura la conclusione. Ruiz. Campbell. Si spinge in avanti. Balotelli. Ruba palla sulla fascia. Passa ancora al compagno. Balotelli. Montolivo. Vediamo se la mette in mezzo. Interrompono l'azione, hanno chiuso bene. L'Italia usufruisce quindi di un calcio d'angolo. Si è preso un po' di rischi. Campbell. È da solo. Bolaños. Hanno perso una buona occasione per andare in vantaggio. Acosta. Balotelli. La difesa sembra non essere ben schierata, attenzione. Attenzione, ancora in gioco. Palla dentro. Ferma l'azione con un intervento deciso ma pulito. Buona idea, la palla filtra. Voleva sorprendere la difesa, è finito in fuorigioco. Cambio tattico con cui l'allenatore cerca di dare una svolta alla partita. De Rossi. Balotelli. Ora può passarla. Grande tiro! Il tiro c'entra in pieno il difensore. Si fa largo, prova il tiro, rete, splendida rete. Un risultato inaspettato, Beppe. Assolutamente, tutti li davano per sicuri perdenti e ora sono addirittura in vantaggio. Sarebbe stato un vero peccato se un cross come questo non fosse stato trasformato in rete.
Bolaños. E la palla è ora degli avversari. Montolivo. L'Italia si fa avanti. Bolaños. Hanno intercettato palla e interrotto la trama avversaria. Tiro improvviso, palla che esce, una vera palla gol. E questa sostituzione sarà un tentativo di difendere il vantaggio, di segnare ancora magari per mettere il risultato al sicuro. Rui. Capiscono tutto, si riparte. Balotelli. Presa sicura del portiere. Palla che carambola via. In questo momento deve dare la carica alla squadra per poter portare a casa la vittoria. Rojas. A 5 minuti dalla fine sono ancora in vantaggio di una rete. Salta l'uomo, difesa in difficoltà. Eccellente contrasto. Barzagli. Marchisio. Rossi. E ha spazio per un cross. Ha calibrato male il cross, la difesa ha avuto vita facile. Azione importante, manca poco, cercano il gol del pareggio. Rojas. Disattenzione, potrebbe essere fatale. E sbaglia tutto, palla sul fondo. Rimessa intercettata dagli avversari. Hanno esordito nella fase finale del mondiale con una sconfitta deludente. E dire che la vigilia l'allenatore aveva ribadito di voler partire con il piede giusto. Non hanno fatto una bella figura, ma possono ancora rimediare. Un ciao a tutti gli appassionati del bel calcio, ci vediamo al prossimo incontro.